Ciao a tutti e bentornati. Oggi faremo insieme un primo piatto semplice e gustoso. Pasta corta con zucca e prosciutto crudo. Per la preparazione di questo piatto per 4 persone abbiamo bisogno di 320 g di pasta corta, 400 g di zucca tagliata a cubetti, 150 g di prosciutto crudo, una mezza cipolla, sale, olio, rosmarino, pepe e 150 ml di prosciutto vegetale. Andiamo con la preparazione. Sigla! Iniziamo con la preparazione del condimento. In una padella capiente mettiamo un bel filo d'olio d'oliva a scaldare e mettiamo a soffriggere la cipolla. Dorata la cipolla, aggiungiamo il prosciutto crudo, lo lasciamo andare un paio di minuti. Passato un paio di minuti, è ora di aggiungere la zucca. Diamo una bella mescolata, ovviamente la zucca più la tagliate a cubetti piccoli prima cuoce. Lasciate andare un paio di minuti insieme al nostro prosciutto crudo. È ora di aggiungere il brodo vegetale, praticamente andiamo a coprire tutta, sempre a fuoco medio alto. La lasciamo andare circa una ventina di minuti. Intanto accendiamo l'acqua per la pasta e cominciamo a cucinare anche la pasta. Aggiungiamo un bel pizzico di sale, di pepe e un pizzico di rosmarino, e se avete quello fresco mettete il rametto, poi dopo circa 5 minuti potete anche toglierlo. Mi raccomando, fate attenzione col sale, perché la zucca sì, magari è dolce, però il prosciutto crudo, lo speck o la pancetta che avete utilizzato è molto salata, quindi rischiate che poi il piatto vi venga troppo salato. Lasciamo andare appunto in totale circa una ventina di minuti, giriamo di tanto in tanto. Quando mancano 8 minuti alla fine della cottura della nostra zucca, io butto la pasta, perché ci vogliono 8 minuti per poterla scolare al tempo. Mi raccomando, non far asciugare troppo la nostra zucca, se è il caso aggiungere ancora un pelo di brodo vegetale se vi è avanzato, o se non avete brodo potete aggiungere anche un goccio di acqua della pasta e ultimiamo la sua cottura. Scolata la pasta al dente, la andiamo a unire al nostro condimento, la facciamo andare un minutino insieme al condimento e non ci resta che impiattare. Impiattata la nostra pasta, zucca e prosciutto crudo. Vi auguro buon appetito, vi aspetto per la prossima ricetta. Ciao!